Buongiorno! Giuro, Partiamo oggi con una bella insalata di riso. No, aspetta, dobbiamo rifare. Buongiorno! Si parte oggi con una bella insalata di riso multilivello. Annalisa, per che cosa? Io ti guardo, intanto mi deve venire la voglia di smontare le tende, fa caldo. Luisa, io ho tirato giù due tendine del bagno già. Una tritata alle verdure iniziali. Rosanna, quella l'abbiamo già fatta, stradetta, l'ho detta anche all'Amazzone, alla nostra donna dei poteri dell'apprendimento, ma non solo. Io vi direi che questa insalata, se la volete fare un pochino più ciccia, come dire, al di là del trito iniziale che può essere più comodo. Io ricordo a chi è su YouTube e su Facebook che questa live è una live registrata dalla diretta di TikTok, che la troverete salvata sul mio profilo FB e sul profilo YouTube, che io chiacchiero e chiacchiero leggendo i commenti che trovo nel rullo di TikTok. Quindi non sarà una videoricetta, anche se porterà con sé la realizzazione di una videoricetta, ma è una cosa fatta chiacchierando, dando consigli e leggendo un po' i commenti. Stavamo dicendo, allora Giusy, scrivimi quello che hai scritto che non avevo visto. Si possono fare due cose per rendere speciale questa insalata. Cuci anche, vedo in fondo al salone una macchina da sì, brava, Madonna, che occhio che hai, ragazza. Sì, è un po' ferma, è ferma da 20-30 giorni, 20 giorni, un mese, però la riprendo, riprendo. Buongiorno, sono incaricata anch'io. Benvenuta Marina. Stavamo dicendo, per rendere speciale questa insalata, che è un'insalata che contiene zucchine, carote e nelva Roma, ci possono essere due modi. Uno è un po' semplice, ma è anche molto tattico e molto strategico. Vuol dire, non faccio la dadolata di verdure, faccio un bel trito. L'avete già vista da me. Faccio un bel trito dividendo le mie verdure. Con una velocità farò le carote e con l'altra velocità farò le zucchine. E posso utilizzare uno dei poteri magici di Bimby andando a cercare proprio il tritare, dove mi distingue comunque gli alimenti proprio per consistenza e velocità e durezza e quindi va a incastrare tempi e velocità. La seconda cosa che potete fare. Sì, tutata, ti. Ok, ci seguiamo così facciamo questa insalata che è molto 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 blanda e molto molto semplice. La seconda cosa che si può fare non tritando ma tagliando a pezzettoni è l'alta temperatura. Quindi verdure insaporite, faccio l'alta temperatura, quindi il Bimby si prende il tempo di andare a caramellare le mie verdure, le tiro via, non le metto più all'aroma, ma faccio tutto il procedimento dell'insalata normale. In questo modo le mie verdure avranno un sapore tutto diverso. Io amo questa insalata di riso senza l'insaporito, ma facendo il trito veloce, quindi procedo con il trito veloce. Buongiorno, buongiorno, mettete il segui che fa sempre molto piacere e supporta tantissimo il nostro lavoro. Le mie zucchine le vedete un pochino stanche perché questa si è cotta al cubetto sul fondo del frigo. Capita. Questo le diamo tutta questa, questo ben di Dio, scusate, devo darle le lumache perché sennò si mangiano il basilico che non c'è per ora. Si stanno mangiando anche la mia nuova quercetta, quindi vado a dargli un po' di lumache. Ho fatto peperoni insaporiti. Fantastico. Allora, l'insalata di riso che noi prepariamo. È quella che vede il piatto con le uova sopra. Oggi cuciniamo. Sì, grazie Vincenzo. Insalata riso. Poi ce ne sono tante e diverse e buonissime. Una che vi consiglio e che farò online è quella di riso Venere con, non è il mango, è il mango, mango e gamberetti, che è buonissima, anche quella da provare. Sempre Cookidoo. Vabbè, ce ne sono. Quindi io non la vedo come terza, ma la vedo come terza perché ho tutta la lingua. Tutte le lingue, non soltanto l'italiano. Vado. Pa, 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 pa.
clicco e inizio a cucinare per averlo. Alessandra, il piatto è quello con le uova sode e la menta spezzettata sopra. Ne avete altri se scendete, ma sempre quelli sono. C'è 101 di like, riso nero e gamberi, mamma mia quanto è buono, riso nero, mango e gamberi, pomodorini, quella la devo rifare. Se invece non avete ancora provato, bello fresco, fa piacere, lo mangerei tutti i giorni, assolutamente. Se invece non avete ancora provato bimbi e casa, insalata di riso, se non avete ancora provato bimbi e casa, vi consiglio di scegliere bimbi e casa insalata di riso. Magari fate il pane, aggiungete insalata di riso, il dolce scegliete voi se farlo, ne esce tantissimo, ma se avete una serata fra amici è perfetto. Mango, gamberetti, olivetta giasche, pomodorini e avocado. Allora, portiamo avanti questa, così anche il nonno se la può mangiare tranquillamente. No, l'ho persa! Cucinate di recente? Ti avevo avviata? Sì. Ok, ce l'ho qua, riprendi, metto la casetta e vado a tritare. Sfruttiamo il tritare così non impazziamo. Tritare, 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 uno dei poteri magici di Bimbi. Bimbi a casa è una ricetta che contiene tre ricette ed è da vedere assolutamente. Cioè vi dovete mettere e dire, ok, oggi pomeriggio faccio Bimbi a casa. Tre ricette all'interno, se scegliete la variante bimbi e casa insalata di riso, farete un pane veloce, un dolce e un'insalata di riso. E vi devo dire che va fatta, se avete bimbi TM6 fate questo trittico di ricette perché farete un viaggio nel TM6. Frutta e verdura, selezioniamo, carote, 180 grammi va bene, pezzi di 4 centimetri, mi chiede una misura di taglio proprio per evitare di andare troppo fine, insomma. Lo fa solo TM6, assolutamente sì, ragazzi, TM6 è il TM6. L'hai fatto tutta, Nuccia? Tutto l'hai fatto, il bimbi a casa? TM6 nasce, il bimbi a casa nasce per il TM6. No, fallo tutto, altrimenti non ti godi il viaggio. No, Agata, TM31 fa l'insalata di riso. Questa ricetta la puoi fare anche col TM31, TM5, con quello che vuoi. È la ricetta bimbi a casa che è un'altra cosa. Misurino. Imposto, qua ci vuole anche orecchio, però 5 secondi, velocità 3. Oh la la la. Buongiorno, ciao amore. Non ti avevo mica visto, ti hanno fissato. Vassoio, questa misura è perfetta. Ok? Perché dividono la carota con la zucchina? Perché la zucchina è molto morbida rispetto alla carota, quindi il tempo che mi serve sarà differente di lavorazione. Questo vi garantisce una cura rispetto all'ingrediente che solo Bimbi può. Perché faccio questa ricetta? Perché sono di fretta. E quando si è di fretta, Bimbi è il migliore alleato. C'è poco da fare. C'è poco da fare. Buongiorno, buongiorno. Torniamo. Torniamo indietro, prendiamo frutta e verdura. E mi ha messo le zucchine. Perché? Me le ero perse. Perché di solito io lo faccio a mano. Fa niente, teniamo sempre le carote, impostiamo, era 3 secondi velocità 5. No, non farle dadolate, Nuccia, non vedi il trucco qui? Facciamo i pezzettoni, non faccio velocità 5, faccio velocità 4. Perché è più morbida, quindi ci mette meno. 4.
questa è l'insalata che faccio sempre cambiando i cereali. Questa, ma tu puoi non solo cambiare i cereali, puoi cambiare addirittura gli ingredienti. Tutti gli ingredienti. La zucchina qua viene più spessa. Io vi ricordate che le mie bambine sono un pochino più ostiche. Se vedo qualche pezzo lo posso fare un po' più piccolino, però le mie pupe rompono le scatole sulle zucchine. Quindi o gliele faccio proprio fini 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 o grosse in maniera tale da poterle trovare ed evitare. Quelle proprio più grandi le posso tagliare un po' a metà o fare quando le metto nel bimby un taglio un po' più fino, così con la velocità 4 sono a posto. Ok, questo lo tagliamo a metà. Questa insalata di riso veramente, se non l'avete mai fatta, dategli valore, sentitevi liberi di tritare ancora di più le verdure, perché è comodissima. Torno alla ricetta. 850 g di acqua, va bene. Un cucchiaino di sale, l'acqua l'ho già messa, avete sentito, ci sono dentro le verdure, ma non mi interessa. Rinsalata di riso, ragazzi, un cucchiaino di sale, lo trovate in Cookidoo, tutti gli ingredienti. Tutti gli ingredienti, se non avete l'abbonamento, li trovate in Cookidoo. Cestello, avanti. 320 grammi di riso bianco. Volete mettere il farro, l'orzo, il bulgur, la quinoa, quello che volete, mettete quello che volete. Io metto Carnaroli perché per me è sempre migliore, anche queste cotture qua, sia per i risotti che per le cotture multilivello di questo tipo. Come riso mi piace tantissimo. La cottura ha tempistiche adeguate. Chiudo, piazzo. Coperchio, piazzo il recipiente del Varoma e recupero, perché non le vedo da queste parti, non le vedo in linea generale comunque, due uova, ah, eccole lì, perfetto. Ora, per una cura, per quel che riguarda anche il basmati, no, il basmati cuoce con meno tempo. Non amo il basmati per questa ricetta. Quantomeno, se desideri mettere il basmati, il tempo di cottura abbassalo un pochino e sciacqua molto bene il riso. Perché questa cottura è un pochino più lunga. Buongiorno a tutti, ricordatevi di mettere il segui, di andarmi a cercare su tutti gli altri social perché sono ovunque come il prezzemolo, il motto è sempre Bimbia Bomba e non solo. Buongiorno, sono felice di non essere la sola ad avere bimbi, tant'è che siamo in 2,99, probabilmente 200 hanno i bimbi. Molto, vuoi non seguirmi? Ciao Elodie cara, vai tranquilla. Chi desidera rivedermi perché cucino tutte le mattine sa dove trovarmi. Oltretutto c'ho anche il marito che cucina col bimbi, ieri ha fatto dei cassoni non cassoni che sono stati un cinema e vi siete divertiti, chi c'è stato? Se non volete mettere il segui, uscite dalla live, semplicemente. Ok, allora, buongiorno, ciao Giovi, grazie, grande tuo marito, Nunzia, grazie, vado tranquilla perché hai paura. Ciao Elodie, tesoro mio. Fra con le comiche, stupendo, prima, quanto ridere, io mi sono divertita un sacco. Allora, qui non lo chiede il foglio di carta da forno, potete incartare le due uova con la carta da forno, se desiderate. Se non desiderate, non incartatele. Io consiglio sempre di non lavare i gusci e di incartarli perché almeno non, diciamo, non rilasciano nulla sul riso. Due uova, ne potete mettere quattro, certo che sì, ne potete mettere otto, nì. Nel senso che ovviamente il nostro Varoma ha questo tipo di foratura e dovete evitare di tappare tutto. Buongiorno, piacere di conoscerti, piacere mio, grazie per chi arriva e si ferma con noi. Vassoio del Varoma dove abbiamo già tritato.
Anche il TM31 può fare le uova. C'è anche mio figlio che vi segue, lui ha fatto l'alberghiero. Grazie. Allora, se ha consigli da darci, sono sempre ben accetti. Questo rullo è magico proprio perché è ricco di consigli. Buongiorno Sedri Leila, buongiorno a tutti, grazie per le condivisioni, per i segui, per tutto quello che fate con noi. 120 di carote abbiamo già fatto, non l'ho pesate, non c'è nulla di male, vado a occhio, va bene. Cosa hai messo nel baroma? Due uova incartate nella carta da forno. Stiamo cucinando, grazie Vincenzo, da mettere il segui a Vincenzo di Roma. Io mi sono iscritta a tutti i tuoi social, non perdo nulla, ora ti posso seguire, sono a casa. Luisa, grazie, sempre preziosa, ed è quella che vi carica con i like. Stavamo dicendo, ho messo le carote, ho messo le zucchine sul vassoio del varoma, con tutta la buccia, certo, assolutamente. Buongiorno, buongiorno. Quanta acqua ho messo? 850. Ragazzi, se cliccate su Cookidoo, anche non avendo l'abbonamento, la ricetta la vedete. Se non avete bimbi e non avete del tutto Cookidoo, proprio non avete l'abbonamento e vi va di entrare nel gruppo live, è gratuito, è su WhatsApp, basta solo che mi scriviate. Ok? Proseguiamo, siamo in pari. 850 di acqua nel boccale con un cucchiaino di olio. Poi abbiamo messo il riso nel cestello, 320 grammi di riso di riso non basmati, scusate, cardaroli. Senza abbonamento si trova questa ricetta, non vedrai i passaggi ma potrai leggerne gli ingredienti. Tutte le persone possono entrare sulla piattaforma Cookidoo e leggere gli ingredienti delle ricette che cercate. Se invece non avete bimbi, avete un'altra cosa, vorreste vedere il procedimento o comunque avere dei consigli di utilizzo, sentiamoci in privato perché col gruppo live tutto è possibile. Un cucchiaino di sale, sì. Posso entrare? Se non avete l'incaricata, sì, assolutamente sì. Vero, ma che vogliono? Nessuno le consiglia. Ma è ancora, se sei ancora qua e lo dici, sono delle domande da farti. Allora, cioè, ti dovresti tu fare le domande, io certo di no. Grazie per il segui, molto 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 prezioso. Buongiorno, mi inserisci nel gruppo WhatsApp? Ti guardo tutte le volte che riesco. Scrivetemi in WhatsApp, ragazze. Mi scrivete, mi dite nome e cognome. Hai messo il cestello al contrario. Metto i piselli, sì, Sonia, se ci arrivo sto smontando di nuovo tutto. Ah, perché il coperchio l'ho messo per così, ragazzi, è uguale. Poi lo giro e lo tiro su dopo, non è un problema. Può entrare chiunque nel gruppo live, l'importante è che non abbiate l'incaricata, perché non mi voglio sovrapporre le mie colleghe. Ok? Per farlo dovete scrivere su WhatsApp. Devi sollecitarla, Claudia. Sollecitate le vostre, sollecitate! Scrivete ai vostri incaricati, alle vostre incaricate, se si sono persi per mille mila motivi. Chiedete di incontrarvi, di ospitarvi, di invitarvi, perché ci sono tanti modi di partecipare. E abbiamo un'altra volta il freezer col ghiaccio. Bene, e dopo ti devo sbrinare. Prima di andare via lo dobbiamo fare. Grazie per il segui. Grazie, grazie, grazie. Io faccio, ma non serve a nulla. Mi chiede le carote, mi chiede le zucchine, perdonami Claudia, non posso esserti di aiuto fino a che c'è comunque la presenza di un'incaricata. Poi valuti tu da chi farti seguire, è sempre il cliente che decide, ragazzi. A Natale via lavastoviglie e frigo nuovo. Il numero X da te, il numero X è da te a Pom. È quello che metto ogni tanto Vincenzo, ragazzi, o anche Francesco. Quello che vedete è il numero, mio numero di telefono. Ricordatevi di mettere il segui sia a Vincenzo che a Francesco. Ciao Elisabetta, benvenuta. Ok? Ah, e se mostrate, ragazzi, mi raccomando, se mostrate interesse per bimbi, non fatevi contattare in privato, perché quello che avviene in privato. Claudia, prova a chiedere a parlare con la sua team leader. Quello che avviene in privato è sciacallaggio, quindi se desiderate le informazioni sentiamoci. Ok? Che poi se volete l'incaricata in presenza o l'incaricata a distanza,
lo vediamo insieme. Come vedete ci sono delle colleghe, dei colleghi che mi seguono, con i quali talvolta si collabora tutte le volte che si può sostanzialmente. Ok? Coperchio, abbiamo messo i piselli congelati? Sì. Allora, normalmente se vi contattano per conto di Iris, diffidate, grazie. Vado a cercare un'altra ricetta dell'insalata di riso, voglio controllare una cosa, perché normalmente qua viene fissato già di base un tempo di cottura. Quindi questa ricetta che io ho avviato, probabilmente di una collection, potrebbe essere quella svizzera, che non porta insalata di riso, che non porta il tempo di cottura. Di solito c'è tempo di cottura. Katia, sì, proviamo, vediamo. Allora, quella 5 voti no, questa che è 101 voti potrebbe essere. È già fissato il tempo di cottura, ragazzi, proprio per evitare di andare fuori tempo con le uova sode. Attendiamo anche di leggere che cosa ci chiede Katia. Papapapam. 101 voti, secondo me ne ha di più. 4 voti no. Per cuocere a bagnomaria le verdure per mia figlia, che tasti devo premere per il procedimento? Ti ringrazio. Katia, se hai un'incaricata, contattala. Se non hai un'incaricata, puoi scrivermi su WhatsApp. Per cuocere bagnomaria le verdure vuol dire bollite, dipende da che tipo di verdure, puoi utilizzare il cuoci uova, se hai il TM6 puoi usare il boccale e con l'antiorario, ma è una cosa che va vista, cioè almeno da potertela spiegare, per cui se tu hai un'incaricata fatela spiegare da lei. TM31, hai ancora l'incaricata? Io intanto cerco la mia insalata di riso preziosa con le tempistiche già salvate, che dovrebbe essere quella italiana, ragazzi, eh? Mai avuta, perfetto. Allora, sul TM31 c'è un tastino che indica l'antiorario. Che verdure vuoi cuocere? Dipende, se vuoi cuocerle a vapore con l'acqua nel boccale, metti tutto nel vapore e vai fino alla temperatura varoma. È una cosa che possiamo vedere insieme. Se vuoi, entri nel gruppo di live e vediamo queste cose insieme. Ok? Pomodori bolliti? Sicura di volere i pomodori bolliti? Quanto tempo ha tua figlia? Non puoi essere inserita in un gruppo WhatsApp. È una domanda o è un'affermazione? Cioè non vuoi, non può, non so. Puoi essere inserita, sì, se lo desideri, dove sì, sì, perché il passato le mangia solo frullato. Ok. Li puoi fare a vapore cliccando varoma, cioè andando fino alla temperatura varoma. Domanda. Certo che puoi essere inserita, mi devi scrivere. Il costo del tuo abbonamento Giovi, se metti il sistema di pagamento fisso entro il 28 di luglio, sarà di 48 euro. Non c'è più, Vincenzo, il link del gruppo live. Per il momento sto chiedendo di scrivermi su WhatsApp e poi giro io il link. Grazie, Vincenzo. È una cosa che non potevi sapere, eh? Perché Vincenzo è stato preso in questo periodo. Scrivetemi sul cellulare e io vi do informazioni, ragazzi. No, voglio trovare la ricetta, niente, vado su Bimbi e casa se non trovo la ricetta che dico io, ve lo dico, eh. Pa 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 pa. Dovrebbe essere con 101. Mi spieghi, anche io vorrei, se non avete l'incaricata, ragazzi, ok, se non avete l'incaricata, Vincenzo, assolutamente. Mandami un'app, user, scrivimi, ragazzi io non vi collego nome user con chi mi ha scritto, scrivetemi tranquillamente su WhatsApp,
331-951-9341, lo trovate su tutti i miei social. Se devo avviare la cottura, se no non esco più. Se mi iscrivete, io vi mando il link. Vi dovete scrivere nome e cognome di dove siete. Costo annuale, sì. No, Franci, non facciamo il gelato. Oh, questa! 101 voti, ragazzi, la dice. Mi è arrivata una mail dove comunicano che l'abbonamento non aumenterà 60. Posso fidarmi? Non aumenta 60 se... Scrivetemi su WhatsApp, Katia, scrivimi su WhatsApp che ti do tutte le istruzioni. Devi cuocere a varoma o nell'acqua. Io credo che i pomodori sia meglio cuocerli a varoma, quindi metti 1 litro di acqua nel boccale, metti la temperatura varoma, posiziona il varoma sopra. Franci, fallo gelato. Io l'ho già fatto. 18 minuti. Grazie, Cri. Quello è il mio numero, Francesco, mio marito ha segnato il mio numero. Mettete il segui anche a lui, anche a Cristina, anche a Vincenzo Bimbi Roma. Mettete il segui. C'è anche Giusy Monaco Bimbi, c'è Rosanna Bimbi. Sono tutti colleghi sparsi per l'Italia. Rosa Blu, che è Anna. Mettete il segui. Mi è arrivata una mail dove comunicano che l'abbonamento non aumenterà. Milena, non aumenta se hai fissato il sistema di pagamento. Dovete sentire i vostri incaricati. Scrivetemi se non vi rispondo. Monica Volpato, bravissima Monica. Se non vi rispondo, mandatemi un fiore, un cuore, un sorriso. Può essere che io vi abbia letto in un momento in cui non avevo modo. Voi scrivete senza paura, senza problemi. Se volete informazioni su Bimby e vi piace come lavoro io, mi scrivete e parliamo dell'incaricata in presenza, dell'incaricata a distanza, di quello che volete fare e ne dialoghiamo insieme. Buongiorno, buongiorno. 18 minuti è il tempo base di cottura. Per fare il gelato, qualcuno chiedeva poco fa il gelato, sono i Bimby papero spemmoso. Ripetimi il numero, 331-951-9341. Mi trovate su tutti i social, questo è il mio nome, Iris Lunardelli, e trovate insieme anche il mio numero di telefono scritto su tutti i social, ragazzi. Luisa scrive davvero, io la seguo anche di scrivere nome, cognome e luogo da cui iscrivete, così vi posso salvare. Oltre alle uova, cosa ho messo? Carote, zucchine e piselli. Grazie per il segui. Io poi metterò, ovviamente, perché questa ricetta non è finita, andiamo a preparare, ecco, una cosa che possiamo fare nel frattempo. Ci sono pure i bimbi naufraghi. Sono tantissime in realtà. Complimenti a Bruna, benvenuta Bimbi a Bomba, una mia cliente siciliana. Incaricati a Bolzano, Anna, ti scrivimi. Marisa, il sale solo nell'acqua, poi dopo faremo una bella... Anche la stessa cosa, avevo già l'incaricata, ma seguo Iris per la sua disponibilità. Qualcuno di voi ha già l'incaricata e mi segue solo nel live, chi non ha più l'incaricata mi segue più da vicino perché può seguire le dimostrazioni. La dimostrazione oggi è alle 5 qua, non in live, ma nel coso, non leggo sopra, Katia, scrivimi tu di nuovo, non vado a far scendere il rullo. Perdonatemi, ma non posso riabbassare il rullo, altrimenti non pesco più il messaggio. Stavamo dicendo, recupero. I cetriolini che vi consiglio sempre di mettere perché sono buoni buoni. Buongiorno, sei fantastica e molto gentile, grazie Nunzia. Iris è sempre disponibile, ma dobbiamo farla crescere. Mi fai un riepilogo per favore? Sì, sto facendo insalata di riso. Acqua nel boccale 850 grammi più un cucchiaino di sale. Riso nel cestello 320 grammi, carnaroli sciacquato. Nel varoma due uova cotte
col guscio rivestite con la carta da forno, sopra 120 grammi mi sembra di carote e 200 di zucchine. Cottura 18 minuti, varoma. Facciamo una bella insalata di riso. Io questa insalata di riso la condisco sempre con la maionese che faccio pastorizzata, che è la maionese del merluzzo in olio cottura. Pancake buonissimi. Chi desidera contattarmi può farlo scrivendo il mio numero di telefono, ma le verdure surgelate puoi mettere quelle che vuoi nella Roma, assolutamente sì. Ovviamente, per quel che riguarda le surgelate, magari stiamo attenti ai tempi di cottura se abbiamo necessità di aumentarli un pochino. Le patate che non sono, dormono Gloria, le patate che non sono surgelate, se non volete che il liquido, che l'amido di cottura scenda nell'ingrediente di sotto, dovete utilizzare la carta da forno. Diventano sode in 18 minuti, le mie in 30 minuti non si sono cotte. Milena, sicura di aver messo il varoma? Sì, diventano sode se aggiungi 10 minuti, perché infatti ti farà togliere il riso a 18 minuti e proseguire la cottura per altri 10. Se non avete l'incaricata, scrivetemi. Se avete l'incaricata, contattatela, fate le demo, andate ai corsi con gli ospiti. Si va ai corsi con gli ospiti. Ma nessuno vuole venire. Non invitate a vedere bimbi, invitate a fare un aperitivo. Ma io non ho amiche che mi accompagnano. Se le invitate per qualcosa di dietetico, Monica, grazie. Se le invitate per qualcosa di dietetico perché la vostra incaricata vi ha detto che c'è il corso light. Ciao Anna, un abbraccio al tuo papà. Vedrete che la vostra amica dieta viene. Se le invitate perché la vostra incaricata vi ha detto che c'è. No, non c'è il cuoci uova, ragazze, non esiste l'accessorio cuoci uova, non esiste l'accessorio spremiagrumi, non esiste il butta vapore, non esiste il coprilame che pulisce le cozze, no! Buongiorno, sono Iris, benvenuti nella mia live. Buongiorno. Papà, papà, ricette con bimbi, ok. Stiamo salutando Anna, il papà di Anna. Forza al papà di Anna che deve fare i controlli. Monica, non comprate accessori che non sono marchiati Forbeck, mannaggia la pupazza. Non fate ricette che non sono passate da Forbeck, mannaggia la pupazza. Sì, no, perché poi vedo veramente, quando vedo le cozze pulite mi esce. Quando si potranno pulire le cozze, Forbeck metterà la ricetta su Cookidoo e dirà: solo a questa velocità, ciao nonno, solo a questa velocità, solo con questo quantitativo, fatto a caso, non lo fate, vi rovina il boccale, vi rovina le cozze, vi inquinate le cozze. È arrivato il nonno che brontola già. Andiamo avanti. Buongiorno, i pulcini dormono ancora. Cosa hai portato? Le cose che avevo detto con il padre. Formaggio. Sto preparando un'insalata di riso per pranzo. Talento. Va bene l'insalata di riso per pranzo? Con le verdure? Ok, che sono dentro l'insalata di riso. Ciao amore, sei tu che non dormi, tu sei già sveglio. Buongiorno, 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 buongiorno. Ascoltate, rispondo, dice che gli accessori non ci sono. Non ci sono, lo dice ogni secondo. Sto facendo ora la stessa ricetta insieme a te, Leonora. Scusa, intendevo le cocottine. È il mio papà, sì, Roberta. Insalata di riso ricettario Cookidoo, quello è il mio numero di telefono. Seguite Vincenzo, che tornerà a fare le live anche Vincenzo. Buongiorno, Orietta. Un abbraccio grande anche a Orietta. Alessandra, vi ha salvato il link alla ricetta sul mio Facebook. I pomodorini sono qua. Le olive sono qua.
Allora, io faccio il merluzzo in olio cottura, cioè faccio, va bene Vincenzo, il mio mi manca, Iris, ma mi dà velocità 5 con l'insalata di riso. Scusa, intendevo le cocottine, non i cuoci uova. Cocottine ci sono, ragazze, basta comprarle sul sito o chiedere alla vostra incaricata che magari le ha in promo per voi con collaborazione. Ora, io vado a occhio, ragazzi, Olive and Company, vado a occhio, non sto lì a misurare. Questa sarà un'insalata di riso che probabilmente arriverà a cena stasera, perché è davvero... No? Oh, mannaggia, oggi devo fare... Cioè, io questa velocità è la velocità 2. Non so che insalata di riso hai trovato. Grazie per la domanda, perché non avevo collegato la tua frase con la richiesta di risposta. Stavamo dicendo, oggi devo fare la demo, quindi replico l'insalata di riso. Vediamo. Farò qualcos'altro in demo. Me la invento. Quella con le uova sopra. 101 voti? 100 e oltre voti? Col cestello velocità 5 dura. Velocità 4 può essere. Grazie Vincenzo che continua a postare il mio numero di telefono, ricordatevi bene 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 il segui. La ricetta la trovate salvata anche su YouTube. Fate partire, anche io stasera demo con insalata di riso. Fate partire la live e lasciatela lì che chiacchieri. Mi lasciate chiacchierare mentre voi andate a pulire, a fare cose. Lasciatemi lì a parlare quando dico qualcosa che vi interessa. Tornate. È un'insalata ricchissima, questa, ragazzi. Stamattina no, faccio un altro insalata di riso con questo periodo, è stupenda come soluzione, ma è comodissima, va avanti da sola, poi è di una comodità, ragazzi, davvero speciale. È speciale. Sono quasi le 9, ok. Io vado a fare, anzi, mi devo portare via il bimbi. Piatto unico, assolutamente sì. Mi devo portare via il bimbi, quindi mi devo preparare due cose. Adesso mi metto a pulirmi bene, bene, bene un boccale. 101 voti, velocità 5. 2. Ma sicura che non hai visto qualche altro pezzetto quando fa la demozione? Avrei letto di quando fa l'emulsione. Insalata di riso, ricettario bimbi cookie do. Ricordati. Ciao Iris, vado a prendere il mio nipotino, poi ti guardo su FB. O su FB o su YouTube, iscrivetevi sui vari canali, che tanto sono dappertutto. Sì, Sonia, devo ricordarmi sì, perché non l'ho programmata. Si può cuocere anche col bimbi friend, vista la velocità ridotta? Assolutamente sì. Anche perché non ha alcun tipo di peso sulle lame. Quindi il bimbi friend lavora in modo molto libero. Se avete bimbi friend è ultra comoda, assolutamente. Ok. Sto andando a memoria, dettagli ricetta. Acqua, sale, ok, carote, pera, piselli, tonno, olive, cetriolini, menta, olio, aceto, succo di limone, pepe nero, basta, ho fatto tutto. E voilà! Quindi mi preparo adesso un bel boccale per andare in demo. Qua abbiamo ancora 3 minuti e poi devo avviare nuovamente la cottura per
devo avviare la cottura per il le, ancora oddio 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 mi viene la parola, mi viene la parola. L'olio e il resto non li metto perché la condirò con la maionese. Ho un po' di maionese che mi è avanzata dal merluzzo in olio cottura, la ricetta che facciamo sempre, e la trovo molto molto comoda perché forse ci va anche una terza scatoletta di tonno, mi viene da dire, perché essendo pastorizzata quella maionese e mi piace di più di quella cotta, della ricetta maionese cotta, è una maionese che utilizzo molto volentieri. Ricordate di mettere il segui. Vado a rompere un po'. Iris, non hai più bimbi nero? No, l'ho prestato a un'amica diffidente di bimbi, molto diffidente. Allora fidatevi quando in questa insalata vi chiede i cetriolini, anche se magari non l'avete mai comprati, perché sono buonissimi. Ricetta nei gruppi, grazie. Ciao amore mio, dopo abbiamo mischiato tutto, aspettiamo il nostro riso. È molto diffidente e glielo ho voluto far provare. Una di quelle che se io non lo uso non lo accetto, non lo voglio. Io ogni tanto mi incapponisco su qualche amica diffidente, che sono quelle persone che in realtà bisognerebbe lasciare stare perché non ha senso, no? Ma la signora, questa mia cara amica, che spero guardi questa live poi, compra le caramelle biologiche, quindi ci lascia un rene nelle caramelle biologiche, e io non posso, non accetto che ci lasci un rene nelle caramelle biologiche. E quindi io dico, non si fa, non si fa. E via. Allora le ho proposto di prenderlo in adozione un pochino. Aspettate che forse c'è un commento su qua. Iris, mi fai compagnia mentre mi preparo per uscire, ma cosa cambia velocità 1 o velocità 2 nella cottura all'aroma? Movimenta di più l'acqua. Se qualcuno risponde non mi fa leggere i commenti. Rosy, non ti preoccupare. Si possono fare anche le caramelle biologiche, ad avere lo zucchero biologico, certamente. Certo che sì. No, Iris. Eccola, buongiorno cucciola. Allora, questo che c'ha il cif lo mettiamo qua. Tiro giù senza aprire, così non esce il caldo. Avanti. Togliere con attenzione il varoma, ok. Prendere il cestello. Ok, ci siamo? Ma penso domani, sai? Non lo sciacquo! Chiudo, avanti, metto il riso a parte scolare, 10 minuti e va avanti. Il biologico c'è dove purtroppo non esiste, in quanto l'acqua, assolutamente Fabrizio lo so, però tra il forse è biologico e l'assolutamente non è biologico, io personalmente viaggio su meglio forse è biologico che l'assolutamente non è biologico, come dire. Acqua e aria rimangono inquinati, lo sappiamo bene. Ma inoltre io posso coltivare un pomodoro biologico senza l'utilizzo di altre cose, ma nel momento in cui prendo un riso che non è biologico e faccio un piatto così, siamo da capo a 12. Anna, questa è una ricetta perfetta per la dieta. Puoi gestire anche il quantitativo di olio.
tutte quelle ad aroma, tutte le variazioni ad aroma, anche quelle che faccio io. Io ho culture idropiniche al chiuso. Buongiorno, sono in ritardo ma sono appena svegliata. Simonetta, benvenuta. Quanta acqua nel boccale? Con tuo lotto 50. Le dosi andate a vederle sul sito, anche se non avete l'abbonamento, ragazzi. Cercate la ricetta, la vedete in foto, guardate, ma soprattutto fatevi l'abbonamento. Perché avere un bimbi senza l'abbonamento PC2 è come avere un telefonino senza il collegamento a wifi. Come dire. No, no, state tutti qua. Sono qui, vado avanti a pulire, ma sono qua. Di nulla, Rosy, figurati. Non raffreddo il riso perché mi va bene la cottura che mantiene raffreddandosi così. Non mi va di averlo troppo al dente o bloccargli l'acqua, o mi piace così com'è. Sciacquarlo mi sembra, ahia, sciacquarlo mi sembra sempre di togliergli qualcosa, insomma. Poi questa ricetta non richiede il raffreddamento. Come avere una Ferrari senza ruote, brava Simona. Niente, mi sto uccidendo perché ho rotto un'unghia e mi si incastra nel cestello. Quella ferita, inteso. Ok, allora. Come avere la Ferrari senza ruote. Stiamo aspettando che termini la cottura. Se avete domande scrivete pure, chi vuole mettere il segui metta il segui, chi vuole entrare nel gruppo mi scriva su WhatsApp, chi lo ha già fatto può mettere un app al proprio messaggio così che io lo recuperi. Grazie per la pazienza. Grazie, grazie. Che non è mai scontata, dobbiamo imparare a normalizzare il fatto che delle volte non si risponde ai messaggi perché qualcosa è sfuggito. Io sto preparando il nocciolino, insalata di riso, ricetta di cookie dough, grazie. C'è Vincenzo che ogni tanto vi fa la promemoria. Serve. Per quanto tempo stai prolungando la cottura delle carote e delle uova? 10 minuti. Come da ricetta. Allora, ragazzi, chiariamo una cosa che per me che mi sta molto a cuore. Se questa ricetta la state utilizzando per un prodotto che non è bimbi, ditelo perché ci sono delle cose da cambiare. Tipo, le cotture vanno leggermente aumentate perché la forza di un prodotto che non è bimbi non è come quella di bimbi. Se questa ricetta la state utilizzando su un bimbi e non avete cookie dough, fate un pensiero su cookie dough, è preziosa. E quello che voi spendete con le 5 euro al mese di cookie dough, le 4 euro al mese entro il 28 di luglio, è qualcosa che vi viene restituito appieno in tutto. Non bruciate gli ingredienti, fate delle ricette certificate, andate tranquillamente al sicuro quando scegliete una ricetta. Viene fatto tutto a misura, a giusta proporzione, vengono variate le proporzioni qualora vi servano. Quindi se avete bimbi, sappiate che state sminuendo il suo valore nel momento in cui non fate cookie dough. Tanto vale attivarlo, visto che adesso c'è la promozione ancora 48 entro il 28 di luglio, così vi garantite il successo di tutte le ricette, degli aggiornamenti, di tutto quello che verrà. Ragazzi, ci sono 100.000 ricette. Vale sempre 48, Maria Sole, attivalo.
la Cookidoo è preziosa, c'è la lista della spesa, c'è il menu settimanale, ci sono le porzioni diversificate, c'è il menu celiaci, vegetariani, vegani, le giuste temperature per non rovinare il cioccolato, le mandorle, vi fa fare la farina, cioè, vi fa tostare i ceci in tempi giusti. Non ignorate Cookidoo perché perdete tutto il risparmio che Bimby vi può dare. Cioè, spendere 48 euro l'anno, ragazzi, o anche 60, quando sarà 60, fidatevi che vale la pena. Le ricette create, cioè, Cookidoo ha un valore che è molto di più. Il problema è che faccio il lavoro stagionale. Maria Sole, chi se ne frega, attivalo. Perché? Perché tu dici, faccio il lavoro stagionale, quindi metà di un tot di mesi non mi serve. Fidati che se tu lo attivi avrai modo di sfruttarlo appieno durante quei mesi di lavoro stagionale, anche spulciando il cellulare, tu ti potrai creare il menu dei mesi successivi, ti tornerà utile. Io ho attivato l'abbonamento, ma mio figlio posso condividere, evitare e rinnovare anche lui, assolutamente. Su chi è, potete condividerlo con i familiari. Lo si ripaga con. Ragazzi, non sottovalutate Cookidoo. Perché togliete tanto di quel valore al vostro, rimangono in memoria, cioè, se tu rimani con l'abbonamento attivo, certo, tu puoi fare menù per un anno. Tutte le settimane, tutti i giorni saldare una ricetta. Cioè, io ho fatto il menù di Natale, ragazzi, quell'altro prima chiedeva quello di Capodanno, ma io faccio il menù di Natale in agosto. Perché io sono fissata con Natale. Ma poi. Ma in stagione porta, te l'ho fatto 10 anni di stagione, sono stata tutti e 10 anni col bimbi di un'altra persona perché io ancora non l'avevo. È abbastanza. Buongiorno, ma è valido anche per TM5 la Cookidoo? Assolutamente sì. Con la cookie è valido anche per il TM5. Sarete in programma di regalarvi la cookie, iniziate già l'abbonamento, così non perdete il prezzo basso. Ma è impagabile. Ragazzi, è impagabile. Fatevi i menu, organizzatevi. Non potrei stare senza Cookidoo. Ve lo consiglio di abbonarvi. Bravissima, bravissima, assolutamente. Abbonatevi perché, cioè, perdete davvero quello che Bimby può fare, dalle bevande vegetali, sono le 9:15, devo andare, ti manca un minuto, meno male. Maria Sole, e allora condividi con i tre bimbi. E beata la tua incaricata che ha una come te che ne ha consigliati, ne ha comprati tre. È vero, Cookidoo completa il tutto, cioè no, Cookidoo, io non si può stare senza Cookidoo, ragazzi. Non ce la voglio clienti, dove sono i miei clienti? Gli altri due bimbi quando li comprate? E il primo me lo hai? L'abbonamento si può anche prima e scade il 20 luglio. Me lo hanno rubato. No, non va bene, allora so. Allora, scusami, ho bisogno di fermarmi. Senti quell'altra. Allora, apro di là. Alle mie, non in faccia a me, se no mi faccio del male. Qua, butto dentro e la mia insalata di riso pronta. Ok? Manca solo le uova che devo raffreddare. Dovresti passare al TM6, la cucchiaia è la stessa. Non ti serve cookie. E se hai un'incaricata, sentila. Perché non stare a comprare la cookie se venite per la 6, ragazzi, a parte che non vi serve, ma non state neanche a passare, vai, senti la tua incaricata. Se non ce l'hai, scrivimi, ma vale la pena ragionare sui consumi. TM5, TM6, cosa può agevolare, cosa fa bene. Allora, belle le mie persone, le uova non le sguscio adesso. Qua abbiamo il boccale pulito, stai qua perché devi venire via con me. Ferma qui, non ti muovere che hai da fare oggi. Buongiorno, questo.
Devo mettere i coperchi al sole perché hanno... Tu sei qua. Bloccatelo, esatto, bravissima. Bloccate ora la promo se avete da bloccarla. Ok? È importante. Insalata di riso, c'è una cofanata di insalata di riso, è tantissima, è buonissima. Metto giusto un po' di sale e olio per insaporirla, perché la maionese non la metto adesso che è calda. Quindi mentre il sale e l'olio sì, perché non sto facendo l'emulsione, lo so. L'emulsione non la faccio però perché io utilizzerò la maionese, ok? Quindi faccio solo un giro di condimento. Anche a me una mia collega è entrata in casa e ha rubato il bimbi appena comprato. Denuncia col seriale, ragazzi, subito. Subito, subito, come direbbe qualcuno. Denuncia con il seriale al volissimo. Su quale impostazione vado per pagare l'abbonamento? Sull'applicazione Cookidoo, non sull'applicazione ma sul sito Cookidoo. Chiedi alla tua incaricata che ti dovrebbe aver già avvisato ed ecco tutto. Sito Cookidoo. Lascio qua raffreddare. Ciao Vincenzo, anche io adesso vi saluto, do giusto una stracciata bella al mio boccale, al mio bimbi che viene in demo, che abbiamo da fare stamattina, abbiamo da lavorare stamattina e ci vediamo, perché l'altro non ce l'ho più, mannaggia, ci vediamo dopo. Buona giornata, vi saluto tutti, 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 tutti. Vi saluto tutti, tutti, tutti. Ci vediamo più tardi. La live la trovate salvata su Facebook. Mettete il segui, a più tardi. Ciao. Ciao, a più tardi. Senti, chi è quelle ore lì?